Vorrei che qualcuno di voi interpretasse questo sogno che ho avuto. Stanotte ho fatto un sogno che mi ha angosciato molto. Una commissione d'esame, io dovevo sostenere un esame, non ho capito bene di che cosa. C'era di mezzo Parigi, dovevo andare a Parigi per lavoro probabilmente, dovevo sostenere un esame. Commissione d'esame all'aperto, un grosso tavolone all'aperto, con davanti tutti quelli della commissione, il presidente della commissione. A un certo punto io sto iniziando a parlare e vedo che il presidente guarda in basso e vede un testicolo rosso, sanguinante. E dice: "Ma di chi è quel testicolo?" E io guardo anch'io il testicolo e dico: "No, mio non è." Però poi mi accorgo che ho i pantaloni aperti, che esce penzola dai pantaloni il mio scroto sanguinante. Allora il testicolo pulsava, pulsava così. Avevo preso il testicolo sanguinante e il presidente della commissione mi ha guardato: "È suo questo testicolo?" E io ho dovuto ammettere: "Sì, il testicolo è mio." Ora, la domanda è questa: se c'è qualcuno tra di voi abile nell'interpretazione dei sogni, che cosa significa quando un uomo, comunque quando si perde, diciamo un uomo, un po' una parolona, quando una persona perde un testicolo nei sogni? Che cosa significa? A me mi ha lasciato un'angoscia stamattina, vi devo dire la verità, sono molto angosciato. Datemi un'interpretazione, vi prego, perché sono molto angosciato.